In de 16e etappe van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Gap over een afstand van 162,5 kilometer zit Marco Marcato mee in de ontsnapping. Hij komt uiteindelijk net te kort en wordt 8e na ritwinnaar door Husshofft. So Marco, tell me about your escape today. Sì, non è stato facile andare in fuga oggi. Il gruppo, le prime due ore sono state molto veloci e poi a un certo punto c'era un po' di salita un po' più impegnativa, lì ho cercato di fare il mio attacco e siamo riusciti ad andare via in 10 e fortunatamente siamo andati all'arrivo. Ecco. Sì, ieri durante il giorno di riposo ho dovuto prendere degli antibiotici perché il piede si era gonfiato e sicuramente questo non mi ha aiutato oggi, infatti all'inizio della tappa non ero al 100% e anche alla fine penso, sì, ho pagato un po' probabilmente questa cosa. Però insomma il tour è anche questo e cerco di tenere duro e di arrivare a Parigi. The mountain stage you are gonna start right now. Does that mean this was the last opportunity for you to escape? Ma anche domani è una buona tappa. Poi ci sono due tappe molto impegnative che sicuramente non daranno spazio ad attacchi da lontano, anche perché insomma gli uomini di classifica si controlleranno e magari chi non ha ancora vinto tappe degli uomini di classifica cercheranno di farlo. Vediamo un attimino come recupero, se il piede migliora ancora, che oggi ho avuto abbastanza fastidio, però ho tenuto duro. Domani si arriva in Italia e insomma cercherò di far bene. Ok, grazie. Prego.